Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi voglio far vedere la soluzione tecnica per riparare il radiatore riscaldamento intasato dell'Audi A3 o anche Volkswagen Golf. Purtroppo ci sono un numero ingente di vetture che hanno questo problema. La prima cosa che voi andrete a vedere sulla vettura è che non arriverà più aria calda da riscaldamento, o altre cose che andate a vedere magari che butta via acqua dalla vaschetta. Perché? Perché il radiatore del riscaldamento si riempie di morchie che circolano dentro al monoblocco, vedete? Ok? Ma può anche succedere che queste morchie, come vedete su questa pompa dell'acqua, vanno a inchiodare la geometria variabile della pompa dell'acqua. Infatti vedete che questa qua è storta, che non lavora più, la vedete? Questa qua è nuova, la vedete com'è dritta, è indietro, perché ormai questa qua si è inchiodata, vedete? Questa vettura qua ormai girava con la pompa dell'acqua praticamente inchiodata, quindi non faceva più circolazione d'acqua. Queste sono le due cause che può buttare via acqua dalla vaschetta, il liquido non circola più e non arriva più aria calda. Per andare a fare questa riparazione c'è una procedura ben precisa da fare. Bisogna andare prima a fare il lavaggio dell'impianto di raffreddamento con questi liquidi, ovviamente originali Volkswagen, che solo loro li hanno. C'è prima questo liquido di scioglimento di queste parti e poi c'è questo liquido di fissaggio. Quindi bisogna andare a fare questo lavaggio dell'impianto completo, poi bisogna andare a verificare la pompa dell'acqua in che stato è, e poi nell'eventualità bisogna anche andare a controllare il termostato dell'acqua che funzioni, perché il termostato dell'acqua ha sempre una funzione come questa di scorrimento, e se è inchiodato come questo, quindi avremo anche dei problemi sul termostato. Quindi bisogna andare a verificare radiatore di riscaldamento, che 99,9 su 100 da sostituire, la pompa dell'acqua che sia funzionante e il termostato dell'acqua. Una volta fatto tutto questo, la vettura sarà di nuovo ripristinata a nuovo come prima e il problema sarà risolto. Quindi liquidi originali, sostituzione del radiatore, lavaggio dell'impianto completo e andare a controllare anche pompa dell'acqua e assolutamente il termostato dell'acqua. Tra l'altro, su vetture tipo queste, che sono vetture che hanno già 180.000 km, è comunque buona cosa smontare il frontale e andare a lavare il radiatore del raffreddamento, che sono tre, e sicuramente saranno ostruiti e pieni di immondizia da pulire, quindi il raffreddamento non avviene più. Se per info preventivi potete chiamarci al numero 0141 97 92 14 o info@biancoauto.it. Ciao a tutti e alla prossima!